All'apparenza un tragico incidente stradale, l'ennesimo ciclista travolto dall'ennesimo automobilista pirata. Ma dietro la terribile morte di Roberto Natalini, ex mobiliere di 52 anni di Roseto, potrebbe esserci uno scenario molto più inquietante. Chi lo ha investito nella notte tra il 10 e l'11 settembre è un commerciante di 39 anni del posto che si è costituito dopo qualche ora e che conosceva molto bene la vittima, con la quale però aveva da tempo una serie di contenziosi legati a vecchi affari comuni. Da qui la decisione della famiglia di Roberto Natalini di andare fino in fondo alla vicenda presentando un esposto in procura ed affidandosi a due avvocati, Giampiero Serafini del Foro di Teramo e Giancarlo De Marco del Foro di Pescara. Nutro delle forti perplessità sul fatto che possa trattarsi di un fatto colposo, perché tra le parti c'erano state precedenti aggressioni reciproche, c'erano state già delle condanne, fatti accaduti nel 2010-2011, sembra che questi rancori andassero ancora avanti, sembra che prima dell'investimento ci sia stata una discussione, un qualcosa, quindi è un po' difficile pensare che casualmente un'autovettura investe proprio la persona con la quale c'è stata la lite e esiste questa situazione di tensione, insomma. Di tutt'altro avviso invece Cataldo Mariano, legale, insieme ad Annalisa Caschera, dell'investitore. Non ci sono assolutamente elementi che facciano propendere per un omicidio volontario e per avvalorare la tesi hanno nominato un proprio consulente per assistere all'autopsia. Chiaramente i familiari della vittima vogliono andare fino in fondo a questa vicenda. Beh, certamente sì, non dimentichiamo che il povero Natalini lascia una bambina di 2 anni.